Ciao a tutti, sono Daniele della scuola New Happy Dance di Piacenza. Pronti per questo favoloso viaggio negli anni 50? Allora vediamo i passi base del Boogie Woogie. Iniziamo la nostra lezione di Boogie Woogie analizzando il bounce. Il bounce è un movimento che prevede un innalzamento e un abbassamento del corpo tramite il lavoro di ginocchia e caviglie. Vediamolo lentamente. 5, 6, 7, 8, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, e 7, 8, ancora, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, e 7, 8. Riproviamo il movimento del bounce analizzando nel dettaglio solamente il movimento delle ginocchia. 5, 6, 7, 8, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 6, e 7, 8. Analizziamo ora i passi base partendo dai movimenti dell'uomo. I passi base del Boogie Woogie sono 8. Passo numero 1, piede sinistro indietro. Numero 2, piede destro marca sul posto. Numero 3, piede sinistro chiude al piede destro. Numero 4, piede destro sul posto. Numero 5, piede sinistro a lato. Numero 6, piede destro, chiude al piede sinistro. Numero 7, piede sinistro sul posto. Numero 8, piede destro a lato. Lo riproviamo leggermente più veloce. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo riproviamo con un conteggio musicale. Il Boogie Woogie si esegue ballando 8 passi in 6 tempi musicali. Utilizzeremo quindi 2 passi sincopati che ci permetteranno di ballare 8 passi in 6 tempi musicali. Lo proviamo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Leggermente più veloce. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. E questi sono i passi del cavaliere. Vediamo ora i passi della dama. I passi sono gli stessi eseguiti dal cavaliere, partendo però con il piede destro. Quindi, numero 1, piede destro indietro. Numero 2, piede sinistro sul posto. Numero 3, piede destro chiude al piede sinistro. Numero 4, piede sinistro sul posto. Numero 5, piede destro a lato. Numero 6, piede sinistro a lato. Numero 7, piede destro sul posto. Numero 8, piede sinistro a lato. Anche qui eseguiamo un conteggio più veloce. 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Come abbiamo fatto prima, riproviamo con un conteggio musicale servendoci dell'ausilio dei due passi sincopati. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Lo riproviamo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Appena più veloce. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. E questo è il passo base della dama. Vediamo ora il passo base sviluppato in coppia. Ci mettiamo in posizione frontale e assumeremo una posizione di guida classica, ovvero il cavaliere allunga il braccio sinistro e la dama appoggia la mano destra su quella del cavaliere. Come vedete, i polsi sono rilassati senza particolari curvature, evitando quindi questo movimento. Altro aspetto fondamentale
è che il pollice del cavaliere sia appoggiato sul dorso della mano della dama senza effettuare pressioni particolari. Bisogna quindi evitare, oltre alla pressione, anche che il pollice sia sollevato verso l'alto, come in questo caso. Per creare la connessione tipica del boogie-woogie, la dama si appoggerà alla mano del cavaliere, creando la connessione senza particolare forza. Da questa posizione iniziamo il passo base. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Come abbiamo visto prima dal particolare delle mani, la connessione si crea mantenendo questa posizione neutrale dei polsi. In particolare, eseguendo il passo 1 e 2, creeremo il momento di massima tensione. Questo movimento eseguito si chiama stretch. Lo riproviamo un'altra volta. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Vediamo ora la prima figurazione del boogie-woogie, ovvero il cambio di posto. Eseguiremo il passo base, questa volta realizzando una rotazione verso destra. Numero 1, piede sinistro indietro. Numero 2, piede destro sul posto. Numero 3, piede sinistro a lato. Numero 4, piede destro chiude il piede sinistro. Numero 5, piede sinistro a lato. Abbiamo eseguito una rotazione di circa un quarto di giro verso destra. Numero 6, piede destro a lato. Numero 7, piede sinistro sul posto. Numero 8, piede destro di nuovo a lato. Lo proviamo più veloce. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vediamolo ora con un conteggio musicale. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Alla fine il cavaliere ha eseguito una rotazione di 180 gradi verso destra, andando a prendere quella che era la posizione iniziale della dama. Non so che cosa sia, non ho parole sai. La dama eseguirà gli stessi passi del cavaliere, partendo però con il piede opposto. Quindi, numero 1, destro indietro, numero 2, sinistro sul posto. Numero 3, piede destro a lato. Numero 4, piede sinistro chiude il piede destro. Numero 5, piede destro a lato. Numero 6, piede sinistro a lato, numero 7, destro, chiude il sinistro, numero 8, sinistro a lato. La dama ha eseguito una rotazione di 180 gradi, questa volta verso sinistra, e anche lei è andata a prendere la posizione iniziale che aveva il cavaliere. Riproviamo con un conteggio più veloce. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripetiamo ora con un conteggio musicale. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. E con questo abbiamo chiuso il cambio di posto. Non so che cosa sia, non ho parole sai. Vediamo ora il cambio di posto sviluppato in coppia. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Lo vediamo ora dalla posizione opposta per ritornare nella posizione iniziale. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Vediamo ora il dettaglio della guida nel cambio di posto. Sul passo 1, come prima, creiamo la connessione. Sul passo 2, il cavaliere chiama la dama a sé
alzando il braccio sinistro. Come possiamo vedere, le dita del cavaliere ruotano all'interno del palmo della mano della dama. Sul 3 e 4 arriveremo in questa posizione, con la dama avanti rispetto al cavaliere e le mani sempre in contatto tramite le dita. Sul 5 e 6 rilascio la connessione e ritorno nella posizione classica di ballo. Lo riproviamo leggermente più veloce unendo tutta la connessione. Quindi 1 e 2, chiamo la dama, ruoto e rilasso il braccio. Riproviamo un'altra volta stando nella posizione in cui siamo arrivati. 5, 6, 7, 8, 1, stretch, connessione, rilascio la guida. Non c'è ragione che non mi faccia più pensare a te. Uniamo ora i due movimenti visti, andando per esercizio ad alternare una base seguita da un cambio di posto. Lo ripetiamo un paio di volte. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. In questo ballo non c'è una regola e quindi possiamo fare due basi e due cambi di posto consecutivi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 e 4, 5, 6. La successione delle basi e dei cambi di posto verrà decisa dal cavaliere, che la indicherà alla dama tramite l'ausilio della guida. Vediamone una piccola dimostrazione. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Per guidare in modo corretto la base alla dama, il cavaliere non effettuerà particolari connessioni, ma manterrà il polso nella posizione naturale di ballo. Quindi andiamo a provarlo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Per guidare invece il cambio di posto alla dama, il cavaliere, tra il passo 1 e il passo 2, nel momento di massima connessione, alzerà il braccio richiamando verso di sé la dama, andando quindi a creare quella che è la rotazione del cambio di posto. 5, 6, 7, 8. Creo lo stretch, richiamo la dama, ritorno in base. Vediamolo anche da questa posizione e quindi 5, 6, 7, 8. Creo lo stretch, accompagno, ritorno in base. È importante che la connessione non sia influenzata dal movimento del bounce, ovvero dall'innalzamento e abbassamento del corpo. Altrimenti alla dama arriveranno informazioni errate. Vediamo una dimostrazione di quello che non bisogna fare. Infatti possiamo notare che la mano non è in posizione neutrale come dovrebbe essere. Cosa sia, non ho parole, sai, per dirti quello che io sento in fondo al cuore. Non c'è ragione che non mi faccia più pensare a te. Io so che morirei se tu non fossi qui con me. No, no. Una ragione per vivere. No, no. Un sorriso per ridere. No.
Se vi siete divertiti come noi, allora non potete mancare alla prossima lezione di Boogie Woogie. Vi aspettiamo!